Ma buonasera signori, buonasera, come stiamo ragazzi? Abbiamo iniziato la live, ciao, buonasera, ciao, ci siamo, oggi sono un po' scombussolato però ci siamo, sono riuscito a, posso leccarti le palle? Io ragazzi non posso iniziare la live e leggere questi messaggi, quindi adesso ci prendiamo un attimo per... E di rilassare. Lo so che in questo momento dovrebbe essere un ciao ragazzi, però ci prendiamo un attimo. Per favore smettetela di mandarmi questi messaggi, io non ce la faccio più, ho dei sentimenti, è brutto svegliarsi la mattina e pensare che qualcuno vuole leccarti le palle. Ciao ragazzi, come state? Allora, oggi siamo su Mac. Che bello, siamo tornati su Mac. I messaggi a fine live li leggeremo a fine live, Vi l'avete visto il video di oggi, amici? L'avete visto le fettine panate lore? Se non l'avete visto, andate a vederlo, perché ovviamente le fettine panate saranno il meme per i prossimi due giorni, fino a quando la gente non lo ucciderà, però... Hey! Let's go! Sto facendo sviluppare il nuovo alert, una nuova scimmia... per i due anni di abbonamento. Quindi chi è vicino ai due anni di abbonamento a breve avrà la sua nuova scimmia. Ciao Miki05 Miki, grazie per il secondo mese. Poloto, tutto bene? Più o meno. Sined, grazie per il 18° mese. Come stai Esimio? Tutto bene bro, tutto bene. Lei che mi dice? Grazie per il 18° mese. Fra, tu sei quasi vicino ai due anni. Fra poco tocca a me allora. Ho già commissionato la Monkey e si va. Allora, intanto che apro Mac, signori, i miei occhi stanno distruggendo. Oh, quando apri la modalità e la light mode in un qualsiasi software. Allora signori, intanto volevo dirvi che ho finalmente finito di registrare il video di Cap e Kazu, perché sì, Cap e Kazu vi hanno risposto. Il video sarà una bella sorpresa, anche perché ho coinvolto anche alcuni youtuber più famosetti nel video. Sarà molto carino come video. Già l'ho registrato e l'ho tagliato. Adesso questa settimana ho un botto di video da editare oltre al mio, quindi lo farò uscire su Polodo. Hai messo Carlson nella wishlist? No, c'è già su Steam, non uscirà mai Carlson, è tipo un meme, il meme di tipo Half-Life 3. Vabbè, allora signori, siamo su Mac. Che cos'è Mac? Mac è un survival? No, non è un survival. Si presenta come un survival, però vi posso assicurare che è tutt'altro che un survival. È un gioco frustrante, è un gioco proprio Mac e Mac, non è un genere. È un roguelife, quindi se è uscita dalla partita e rientrate perdi il mondo, se viene ucciso perdi tutto. Non devi morire sostanzialmente, devi finire il gioco tutta in una run. Non è un gioco che continui per giorni. Lo continui riniziandolo. Un po' un gioco da speedrunnare. Tecnicamente puoi giocarlo anche in modo piano, in modo lento, però non ce la fai, devi giocarlo per forza velocissimo. E l'ultima live che abbiamo fatto su Mac abbiamo sviluppato questa tecnica di svegliarci nella spiaggia prendendo una roccia, prendere legno piccone e iniziare a rasciarci i totem, perché con l'andare avanti dei giorni i mostri diventano più forti. Distruggiamo questi totem, ci danno dei power up, diventiamo più forti, però questo qua deve essere fatto nella prima fase del gioco. L'ultima volta siamo andati avanti un bel poco, solo che Mac, raga, ciao, è veramente Buldo, come stai? Difficile. Spero bene. Sì, più o meno, Crystal. Comunque, grazie di cuore. Ciao, bello, grazie per il sesto mese. Crystal Animal 03, sono felice che ti stai trovando bene. Allora, fatemi riattivare il volume. Nome generale 5. Cazzo, Poldo, ho letto il nome di questo gioco al contrario. No, hai letto com. Banana Moshap Gaming 96, grazie di cuore per la sub. Benvenuto a Punto Esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Poldo ha paura di mettere medio, ma non cambia la difficoltà. Anche se metto gamer è sempre la stessa, non è un grande meme la difficoltà di questo gioco. Non cambia proprio niente, è la stessa cosa identica. Signori, buona rush. Allora, siamo spawnati in una zona un po' Allora iniziamo con qua. E qua subito c'è una roccia di cui possiamo prendere un power up. Hai risvegliato l'antica. Ci sono un bel po' di chest nere. Ci sono un bel po' di ceste nere. Gabbo, grazie di cuore per la sub, bro. Grazie di cuore, bello. Che nell'ultima live non ho totalmente considerato. Quindi, let's go. Ciao, bro, benvenuto, signor Gabbo DJ. Grazie per il Prime, caro.
Sì, per il Prime. Tra l'altro, ragazzi, volevo anche ringraziarvi di cuore perché, nonostante so che è un side project e non ne dovrei parlare tanto, ma c'è stato tanto supporto per il mio progetto musicale che ho pubblicato di recente e sono veri, veri fucking happy perché è veramente tanta roba. E vi spoilero che effettivamente ho parlato con una possibile etichetta per stamparlo in CD, però dai, non si fanno spoiler e soprattutto non si parla di quel progetto perché è un progetto segreto. Infatti molti di voi in chat nemmeno lo sapranno. Per quelli che sanno di questo progetto, non ditelo a nessuno. Allora, ho visto un totem qua da qualche parte e già sto perdendo tempo. Eccolo là. Devo abbassare un attimino il volume. Ok. Cestina. Cappello di Robin Hood. Funghetti ne potrei avere di più. Questo cos'è? Wit. Ok. Vai, si inizia. Mi ero dimenticato effettivamente i movimenti, quindi è qua e colpisci e vai via. Colpisci e vai via. Le fettine panate! Grazie. Allora, chest nere non sembrano essercene. Queste sono quelle là di merda. E l'ultima volta ho anche, per sbaglio, lasciato delle chest in giro. Io ovviamente spawno in una zona senza i... E... Come cazzo si chiamano? Senza i totem. Però abbiamo subito trovato la barca. Infatti, bot map. Devo controllare intanto che questa sarà una delle prime rave di stasera. No, non mi fa effettivamente vedere dove sono i minerali. Invece l'ultima volta ci aveva fatto vedere dove erano le gemme. That's some kind of interesting. Ho detto una frase che non esiste completamente in inglese. La torcia è utile, bella domanda. Però 21 coin spicy. Non sto trovando un cazzo di totem. Questa cosa è totally sbagliata. Però in compenso sto aprendo le chest nere. Allora, devo ricordarmi. Quindi il fungo giallo mi dà fame, il fungo rosso mi dà vita. Totem. Non vedo totem. Pa-pa-pam. Perché è dentro la barca. Quindi la roba dei minerali la trovo dentro la barca, giusto? Pod, appena visto il video delle fettine panate, gran sburata. Grazie, bro. Però io non sto trovando altri totem e questa cosa mi sta facendo incazzare. Hai risvegliato l'antica idroscimmia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto? Pilloletta. Allora, di power up non siamo messi male. Totem, finally. Perché ho perso vita? Ma? Mangia le meline. Mangia la partita, vinci la salita. Vabbè, ok, va bene. Vabbè, ok. Va bene, va bene. Io non so mai come devo combattere contro questi cosi. Ok, il gaming. Signor gaming. Sono io il signor gaming. Sono io. E il problema è che ho perso un pochino di vita. Fagioletto. Meline. Almeno recupero un po' di vita ora. E mo la notte, raga, è la parte più pericolosa di Mac perché si è perso la prima live. Siamo molto coscienti che questa notte sarà... Oh, pezzo di merda, vabbè, subito. Ci provi. Allora, la prima notte è chill, tecnicamente. La prima notte è chill, sta andando molto bene. Sta andando molto, molto bene. Sono veramente fucking happy di questa run. Poldo, verrai a Romix? Non credo al momento di averlo tra i piani. Orange Juice, nice. Cos'è che faceva l'Orange Juice? Aumentava l'attack speed. Posso mettere pausa? Sì, posso mettere pausa. C'ho la chat messa male, scusatemi. Devo spostare un attimino la chat.
Ok, adesso è a posto. Scusate, mi sono perso un po' la chat. Poldo, devi provare altri seed. Dovrei effettivamente. Dai, venite qua, non fatemi perdere tempo. Allora, sto già diventando un po' più forte. Qua c'è una chest nera. Devo stare molto attento alle chest nere perché le perdo sempre. Ok. Ho 38 e mi aprirei una cestina piccola. Ma Pandora, credo che questo mercoledì, lo so che abbiamo promesso altro per questo mercoledì come la Poldo TV, però giuro che la recuperiamo, ci dovrebbe essere Pandora. Questi sono quelli per la stamina. Allora, giorno 1 superato, sta andando anche veramente bene sta run, sono fucking happy, mi sento Sabaku che ok, no, Sabaku non fa questa roba. Fai più danno se cadi, ho visto, però comunque è un po' difficile hittarli se sono lontani. Cioè, se salto mi viene un po' un problema ogni volta hittarli. Allora, totem, devo spammarmi più totem. Ah, e per chi ha perso le ultime live... Ah, potete togliere la slow mod. Ci racconti la lore di Mac, certo. Villaggio? No, è solo una casetta. E dicevo, perché si è perso le altre live di Mac, sentirete tantissimo dire la parola e... Non ho i funghi gialli, no, non è questa la parola. Sentirete tantissimo dire la parola totem. Ok? Ma proprio tanto. Vabbè, ma che è? Ma perché trovo solo golem oggi? Non mi erano mai apparsi golem, porca miseria. Vabbè, sto combattendo malissimo tra l'altro i golem, dovrei tipo combattere da più lontano. Hai risvegliato l'antica piroscimmia, non avresti dovuto. Poldo, ma domani che si fa? Domani è martedì, allora la live di domani raga sarà una live un po' particolare. La live di domani l'ho chiamata Google dammi del content, perché? Perché sarà una live in cui ci sarò io che proverò a fare content su Google. Banalmente. Ah, là c'è un villaggio. Perfetto. Ah, c'è 80 di gold. Ok, dopo ci apriamo una di questa. Buono, ti fai le ossa dure già da adesso. Domani Google ci darà il content. E in che modo lo vedrete. Praticamente il mio obiettivo sarà quello proprio di aprire Google e tramite la chat dobbiamo rimanere solo su Google e su siti limitrofi. 100-100 domani finisce male. No, no, tipo Google Maps potremmo usarlo. Sarà una live interessante. Perché c'hanno tre golem qua? No! E niente, ha dovuto intarla. Madonna i critici saltando. Ok, non me li ricordavo così oppi i critici. Funghetti. Pov sei un tossico a Bologna in Piazza Verdi. Ok, questi. Aia. Perché mi ha droppato il legno? E soprattutto perché tu stai fermo? Aia. Lo sto combattendo veramente male. Ok. Google Maps. Provo a usare GeoGuessr ma gratis. Ah sì, Google Maps e GeoGuessr gratis. Allora, cazzo, avevo 152, potevo aprire quella d'oro. Porca miseria, se sono un babbo di lova. Ok, no, devo mangiare quelli gialli, però non li trovo. Perché ragazzi, i funghetti in questo gioco sono divisi tra funghi gialli, funghi rossi e funghi... E funghi viola. I funghi rossi ti danno vita, i funghi gialli ti danno fame, mentre i funghi viola ti danno stamina. Al momento sono queste qua le scale. Sta arrivando la notte, no buono. Volevo farmi questo totem. Lo faremo dopo la notte o prima della notte? Lo faremo prima della notte perché sono un temerario.
Ah. Yuhu! Yuhu! Ah! Che cosa sei tu? Deal bonus damage while falling. Ah, ho aumentato i critici tipo tantissimo. Ok. It's yummy. Non ho ancora trovato il villaggio. Oppure l'ho trovato e l'ho skippato. Pa-pa-pa-pam. Che bello il gioco di Dani, vero? No, ma in realtà lo insulto perché è fatto col culo il gioco. Perché, ahimè, vabbè, è stato fatto nel tempo che è stato fatto. Lascia desiderare, però è proprio bello come concept il gioco. A me piace davvero tanto. In realtà cerco qualche gioco come Mac, come... fammo. Come stile, raga. Se avete qualche consiglio di giochi simil Mac, sempre in 3D, perché di 2D ne conosco un po' anch'io. E... Di 2D ne conosco un po' anch'io. Gioca a Carson. Ma non è uscito Carson, porca miseria. Come faccio a giocarlo? Sono respawnati golem là. Non so per quale assurdo motivo. Ma dai, fightiamo. Minecraft. Ok, non ho letto capito. Hai mai provato Free Fire? No, però volevo portare Ember. Non so che c'entra con Free Fire, perché non l'ho mai sentito. Però ho pensato al fuoco, ho detto fire. Dai, secondo me sono simili. No? Non c'entrano un cazzo. Allora, notte superata. Là sotto c'è un totem. Questo cos'è? L'adamantite. Per ora sono in quella parte della mappa dove non c'è niente. No Man's Sky. No Man's Sky è un roguelike. Che fai, rubi il lavoro a Denom? Scusami, fra. Oh, questi belli heads da... Ah, mi godo per ora i critici fin tanto che posso. Ah, tra l'altro. Pezzo di merda. Madonna, che cazzo sono droppato oro? Ho 185 monete, voglio aprire una chest grande. Però non ce ne sono in giro. Eccola invece. Aha, Ember è carino, soprattutto ho giocato con qualcuno. Lo volevo proporre a Tiar. A chi lo volevo proporre? A Tiar e a... e a Dlarz. Saranno le mod di Mario Kart, il problema è che le mod di Mario Kart dopo un po' diventano ridondanti, perché sono pochine, per farci più live. Abbiamo fatto quella là sulla mod di Mario Kart della community, che tra l'altro su YouTube è andata anche bene, forse perché l'ho pubblicata dopo il video dei VGF, quindi è andata molto bene. Ah, tra l'altro è uscito il video di Gartic Phone degli Enube con me, Dado, Dlarz, Rage, è un bel video, andatevelo a vedere. Antarned, Antarned volendo. Madonna, questa musica da film synthwave. Hai perso la cassa nera. No, ci stavo tornando. Cosa sei tu? The lower HP, the more damage. Oh yes. Oh yes. Movement speed, perfetto. Movement speed mi piace. Andiamo a prendere quei funghetti e poi continuiamo coi totem. Mi piace, mi piace. Funghetti. No, non sono funghetti, sono mele. L'altra nera è perfetto, l'ho missata. Porca miseria, non ci faccio caso a queste dannate cose. Cosa? Dove? Ah, perché sono spawnati dietro di me? Perdonatemi. Fatto hittare una volta. Oh yes! Ho trovato la fiamma di Udun. Che tra l'altro nell'ultimo volevo fare tipo il reel di io che facevo fiamma di Udur. Solo che ho sbagliato a dirlo e nel video pronuncio fiamma di Udur al posto di Udun. Che poi non era nemmeno una spell la fiamma di Udun. Era una normalissima. Tipo. Cioè, intendeva tipo chiamare il Balrog di Morgoth. Fiamma di Udun, Gandalf. Non è che è un potere che usa. Solo che in quel momento io dissi fiamma di Udur. E non di Udun. E quindi ho detto: vabbè, siccome poi tutti i fan del Signore degli Anelli si arrabbieranno con me. Facciamo che non lo faccio. Mi servono altre monete. Lo so che non avete capito niente di quello che ho spiegato, però spero di essere stato chiaro.
Confermate in chat che non avete capito niente perché mi sono spiegato malissimo. Let's go. Io e il gaming mentre faccio content, raga. Ho una fornace. Non sto trovando villaggi, è allucinante questa cosa. Cioè che rompe il cazzo sul telefono. Sono impegnato, non vedete? Vabbè, l'ho messo al contrario. Buonanotte. Buonanotte, Zpold HD, PvP and Other. Oh, altro oro. Godo, 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 godo. Con l'oro praticamente ci facciamo le gold bar. Dalle gold bar ci facciamo le monete. Poldo Master Duel non ha cibo, però. Deve mangiare le medine. Va bene. No, 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 crepa, 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 crepa. Ok, devo allontanarmi un attimo perché sennò... Fiamma di Odun! Ah. Oh, fiamma di Odun, grazie! Stavolta l'ho detto bene. Cosa sei? Snipescope! Tweet deal chunky damage. Precchia il pesce che si mangia con le mani e non con la forchetta. Ho capito che non devo spammare il salto, ma devo farlo un po'. Che ho preso? Dealing damage. Ok, colpendo gli altri mi curo. Questa cosa è poggers. Non devo spammare il salto, ma devo farlo solo nei momenti in cui sono sicuro di non buttarmi a caso in mezzo ai nemici. Godo. Il gioco più difficile è God Simulator. Poldo, sai chi è Joe? No, non so chi è Joe. Dimmelo tu, ti prego. Ehi, 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 piano. Stanno spammando solo i cazzo di goblin. Ok, perfetto. Non dico nient'altro. Non serve che dico niente. Penso di essere stato cioè, penso che il gioco abbia detto ok, te la sei cercata. L'hai detto e niente, te l'ho dovuto spaurare in faccia. Va bene, Gio Pizzi, facciamo sesso. Ok, sei veramente bello e parli meglio di me. Va bene, ti concederò di fare l'amore con me, Gio Pizzi. Ti prego, dimmi che serviva questo. Porca miseria, non serviva questo. Che cazzo serviva per fare le... per fare le monete d'oro? Non mi ricordo che cazzo serviva per fare le monete d'oro. Sono pazzo. Chat, help, come cazzo si facevano le monete d'oro? Sono pazzo, sono pazzo, sono fottuto. Sono pazzo, sono pazzo. Hehe, frog. Uno di jump. Poggers. L'incudine. Amen, mi serve il ferro. Ok, allora l'ho cotto inutilmente. Pillola. Facciamo rifornimento di cibo e si vanno a fare altri totem. Questa run è partita no bene meglio. Cioè, è partita veramente di bene in meglio. Allora, mi serve un totem. Mi serve un totem. Mi serve un totem. Hai risvegliato. Proviamo. Villaggio. Poggers. Poggers, signori. Poldo, mi dai un bacino, ti prego. Poggers. Bacetto. Chi sei? Sisalpei, grazie di cuore per la sub, bro. Grazie, grazie di cuore. Punto esclamativo Telegram per entrare nel gruppo Telegram dei sub. Ti ringrazio per questo abbonamento che mi concedi. Benvenuto, benvenuto. Spero ti troverai bene. Ci vediamo nel gruppo Telegram. Attento che ti pestano, Poldo. L'ultima volta sì, mi hanno pestato, ma solo perché effettivamente li avevo uccisi, cioè li volevo uccidere io. Certo, sono un po' scarsetti, però. Allora, spada, 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 non ce l'abbiamo, qua non ce l'abbiamo. Tu ce l'hai? Tu non ce l'hai. Porca troia, guarda un po'. Non c'è la spada in questo villaggio, raga. No spada, no niente. Cioè, non c'è la spada, il cazzo.
Ho controllato hai tutti? Non ho controllato lui? L'antica filoso scimmia, la più saggia di tutte. No. Olè. Ci sono i miei. Poldo frase motivazionale veloc. Non importa ciò che sei, importa a che livello sei su Clash Royale. Poggers Sniper Scope. Onestamente, dopo la mia frase penso che me lo sono meritato, dai. Siccome non c'è la spada, ho controllato da tutti. Stavo per cliccare sulla spada che non so cosa fa. Reviving the Omis. Prendo l'accetta, raga. Prendo l'accetta in adamantite, è la cosa più forte che per ora posso prendere. O mi conservo le monete. No dai, mi conservo le monete e cerchiamo un altro villaggio. Qua effettivamente potrei ammazzarli tutti. Aia, no. Mai finire in mezzo a una rissa a Bologna centro. Oppure il primo tossico a casa ti tirerà una fiamma elettrica proprio in faccia. Tra l'altro sto andando a Bologna, ragazzi. Vado a trovare i miei amichetti, tra cui il mio amichetto Dlarz. Starò da lui a dormire. Lo obbligherò a far partire una live. Vabbè, io non ho parole, raga. Io non ho veramente parole. Non trovavo la spada, apro la cesta a casa nel villaggio. Boom! Spada in mitril. Così, in una cesta. Ed era quella che stavo cercando, porca miseria. Rock, flint, iron bar, weird soup, barrel. Ah no, questi non li puoi distruggere così. Con la spada ti serve l'accetta. Vabbè raga, no words veramente. La ruspa! No words, veramente. No words. Il piccone era meglio quello nella cesta, mi sa. Non ho aperto tutte le ceste, per caso? Sì. Bravi ragazzi che me l'avete ricordato. Allora, nel livello di monete siamo pure messi bene. Questo ferro, mo ci facciamo altre monete con l'oro che abbiamo. Scusate, sono un po' impegnato. Potete non uccidermi, per favore? Va bene. Vediamo quanto danno! Fra! No, perché ho fatto delle frecce. Ci sono i miei! Chiocciola Rages, se avessi soldi ti regalerei la sub. Come Chiocciola Rages? Che è successo? Chiocciola Rages ha fatto il raid! Disgustoso che io non l'abbia ringraziato. Veramente una persona pessima. Uno streamer tremendo. Uno streamer di serie B. I miei amici mi chiamano Aaaaaar! E quando tipo mi incontrano fanno: ciao, ma tu sei Dimmi come stai? Tutto bene? Grazie bro. Allora, penso che in questo villaggio abbiamo fatto tutto. Comunque Poggers, cioè coi critici li one shotti, questa cosa è allucinante. Ciao Rage, grazie per il raid. Shoutoutino al signor Rabbia per questa carissima sorpresa del raid. Prima sono passato mentre giocavi a Sekiro. Solo che a me non piacciono i giochi giapponesi dei gormiti. Cioè dei gormiti, scusa, degli anime. Perché ho detto gormiti? Vabbè, i gormiti sono un anime, il che è totalmente giusto. Non ho più cibo. Perfetto, ci ha pensato la fiamma di Udur a salvarmi. Hai risvegliato. Ho buttato la zuppa. Elettroscimmia. Come Foglione. Hai potuto? Devo mangiare. No, non usare il panino che uso e uso le mele. Amen. Deal more damage when moving faster. Controlling faster, your life burn faster. Obey your master. Master of puppets are pulling your string. Twisting your mind and smashing your dreams. Blinded by me, you can't see a thing. Just call my name, cause I'll your scream. Hai risvegliato la tipo Master of Puppets, ma distruggo. È Master of Puppets, però tipo parlata un po' alla walkie talkie. E voi direte: chi sono i walkie talkie? Male, ragazzi. Se non conoscete i walkie talkie. I walkie talkie. Molto male. La rope non so cosa sia, non so se serve, quindi la prendo.
piccone di merda, cesta. Non so nemmeno perché l'ho buttato fuori dalla cesta quel piccone. Questo villaggio non ci sono stato. E invece sì, a giudicare dalla presenza di... No, invece mi sa che non ci sono stato. Il Fir, il Bread, Walkie Talkie. No, in realtà sono i Walkie Talkie. Sono un complesso di rapper. Se non li conoscete, conosceteli. Ok, totem, signori. Totem, e magari dopo vediamo se di notte ci spawna qualche boss. Che i funghetti gialli non si trovano mai, anche se sono straworth. Oh, questa cazzo di run sta andando a meraviglia. L'ho intata. Bene. Questa sta andando a merda. In chat mi avete consigliato, grazie Fascio che mi ha detto, hai tre orange juice, tieni premuto il tasto di attacco, ed effettivamente è vero, praticamente ho un rate elevato di attacchi to the moon. Cos'è il jetpack? Cosa fa? Ok, immagino niente. Praticamente adesso ho una cosa di attacco così veloce che tecnicamente, tenendo premuto, non ho il problema di dover calcolare, sai, basta che tengo premuto e attacco. Quando sborro, veramente. Un altro sniper scope. Spettacolo. Veramente, veramente. Una run incredibile. Andiamo di là, che è pieno di chest. Però non vedo totem. Forse ci sono passato prima. Non so dove stanno nella mappa. Ci dirigiamo intanto verso una nave. Quella in mano è il super coltello, certo. Certo, amico mio. È il coltello dei rumeni. L'unico è vero. Miracle Blade 3! Poldo, nemmeno io so cos'è to the moon. I'm feeling lucky, time to hug all the loot. Cosa fa il maialino? Con il rame per 5 salti, vabbè. Ok. Avevo visto un totem. Ecco, di là, minchia fra. Ciccio coltello, minchia ciccio coltello. Allora, fatemi ringraziare per la sub Jake il gioco, grazie per il prime, caro, benvenuto. Macco JPEG, grazie per aver regalato una sub a Rage. Ora il signor Rabbia ha una sub, grazie di cuore. Grazie Noob per i 50 bit, se avessi i soldi ti regalerei una sub. Fiamma di Odun! Ho detto fiamma di Odun, ecco, fatto. Cos'è? È il cappellino di merda, vabbè. Oh, chest nere. Pogger. Un altro orange juice, vabbè. Va bene. È morto Caparezza, certo. Non è vero. Adesso vado a controllare perché potrei stoppare la live per mettermi a piangere quando dite ste minchiate, quindi non scherzate mo sulle cose serie. Param 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 param. Maledetto, lo sapevo che era un prank. Disgraziato. Ok, posso continuare la live senza mettermi a piangere. Cazzo, il giorno in cui... Ogni tanto ci pensate, raga. Cioè, prima o poi inizieranno a morire tantissime persone. Che, vabbè, per gli adulti magari questa cosa è più sentita, perché magari tipo da giovani seguivano, che ne so, Raffaella Carrà. Poi quando muore Raffaella Carrà loro dicono: no, è morta Raffaella Carrà. Cioè, immagina quando tu sarai grande adulto e improvvisamente morirà Caparezza, capito? Cioè, bestiale. Non so perché bestiale, non ho idea, sto overreactando senza motivo. In questi giorni, ragazzi, mi sento molto filosofico. Non so per quale motivo. Pianti infiniti. O Jerry Scotti, capito? Cioè, il giorno in cui schiatta Jerry. Che puoi dire? Dai, non mi fare sprecare stamina, mortacci tua. Hai risvegliato l'antica idroscimmia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto? Ma questa cosa che Doc Knockback hai... Questo mi scioglie, vero? Mucche di merda. Scusatemi, è che l'ultima volta che c'erano questi qua è stato un lieve problema. Perché ho aperto sta chest? Perché cazzo ho aperto sta chest?
Perché cazzo ha aperto sta cesta? Porca miseria. Nettamente meglio di Minecraft. E beh, vorrei vedere. Allora, per aprire questa mi serve 250 di gold. Totem. Villaggio, poggers. Poldo, cosa bisogna fare in sto gioco? Bisogna non morire di fame. Ho la stamina bassa. C'è la stamina, ho la fame bassa, perdonatemi. Allora, in quel villaggio c'è un totem. A livello di power up non siamo messi male. Fatemi spostare la chat nuovamente, che è in mezzo al cazzo. Chatbox. Pogs. Ah, comunque prima che mi interrompessi per la centesima volta, stavo dicendo che appena posso devo salire a Bologna. Cioè, non appena posso, salirò a Bologna per l'1 aprile circa. E no. Ok, scusate se, se sono entrato in una stricca orribile di no, però questi cose mi terrorizzano veramente, vi terrorizzano tantissimo, voi non ne avete idea, perché le ultime live ci siamo morti facilmente. Quindi, oh, un calderone, poggers. Che bella questa musichetta chill alla Minecraft. Cosa mi vendi? Spade Nobamium. Nessuno spadina Nobamium? Beh, questi cosa volete fare ormai? Cioè, destroyed. Niente da dire, niente da fare. Scusatemi. Clippate il no e fateci un beat, se volete. E stavo dicendo, salirò a Bologna per l'1 circa aprile e mi metterò... Giuro che obbligherò Dani a registrare qualcosa. Giuro che obbligherò Dlarz a registrare qualcosa. Allora, controlliamo tutte le altre persone nel villaggio se vendono qualcosa. È pieno di totem qui. Ora li facciamo tutti. Allora, tu sei lo chef. Vabbè, dai, continuiamo a fare i totem. Vai da Tiar. Tiar, se lo becco, lo si pensa di... Cioè, ci si pensa di andare a salutarlo. Sicuramente, e poi, cioè, se sono là quei giorni, vediamo di uscire con qualcuno, lo vado a salutare. Ah, ero anche Rick di Bologna. Buono il moment speed. Anche il maresciallo è di Bologna, lo avevo rimosso, non so per qual motivo. Controlla anche le casse verdi. Ma se apro le casse verdi si incazzano. Mi confermate? Perché mi ha frame laggato? Mi ha frame laggato a bestia, non so per quale motivo. Ho preso un fiore di merda. It's yummy. Ciao Poldo, sono quello del Ciso su Telegram. Ah, quello del Ciso, ciao, voi non avete idea. Ieri dopo la live apro Instagram. È stata una scena divertente, che effettivamente questo è un messaggio rivolto alla persona che mi ha mandato quest'audio, che lui non sa. Però dopo che ho finito la live, che avevamo visto quei tizi che spacciavano il formaggio, ho aperto Instagram mentre mi facevo la cena. Stavo girando i sofficini nella padella quando improvvisamente faccio play su questo messaggio. C'è questo ragazzo che fa cheese, però lo fa benissimo. Mi spezzo in due dalle risate e faccio cadere un sofficino fuori dalla padella. Vabbè, questo proprio prima di nascere l'ho distrutto, ok? Non è nemmeno entrato al mondo. Tipo quando, che ne so, nasce il cucciolo di gazzella e viene subito mangiato dalla gazzella. È una cosa che ho visto spesso. Cheese. Ma comunque sofficini incredibili, raga. Non mangio i sofficini perché sono incredibilmente innamorato di Carletto, assolutamente. Mitsubishi Materi. Questi fanno malissimo. Devo ucciderli subito tutti. Questi fanno un male cane, figa. Buono. Cos'è? Vaffanculo l'ombra. Perdonatemi.
Allora, chat, mi conviene tornare nel villaggio e uccidere tutti quelli o farmi i materiali e provare a farmi l'armatura? Cioè, no, perché l'ho fatto, sono morto. Sono mortissimo. E saltare è stato ancora peggio. No, eppure no, me la sto cavando con i cosi potenziati, fortunatamente. Sto riuscendo a cavarmela. Ah, questi praticamente se li colpisco nel mentre non fanno l'attacco. Poggeroni. Vabbè, questi ormai li sciolgo. Poto, qual è il tuo gioco preferito? Gran domanda. Credo che al momento uno dei miei preferiti sia Rust. Quindi dicevo, chat, mi conviene tornare nel villaggio di prima e... Mi conviene tornare nel villaggio di prima e aprire le casse verdi e ammazzare tutti? Oppure mi conviene tornare al villaggio di prima e con queste 500 monete farmi l'armatura in mithril? Armor? Eh sì, mi conviene. Così, subito. Armatura o muori, perfetto. Non sono mai arrivato a questo punto, quindi da qua in poi potrei fare delle cazzate abnormi. Quindi consigliatemi voi in chat. Siamo al day 6. Armor, ok. No, tu vendi cibo. Tu no. Basta non fidarsi della chat, perfetto. Eccolo. Oddio, compro l'Obamium. Obamium o Mithril? Col Mithril... Con l'Obamium 5 di Obamium. Devo vedere quanto ci vuole per farmi l'armatura. Mi serve l'incudine intanto. Aia! Vabbè, vaffanculo, sei un cazzo di goblin. Pensavo fossero gli abitanti del villaggio. Devo stare attento a non fare male agli abitanti del villaggio, però. Mi sono spaventato, raga. Pensavo mi fossero attaccati. Allora, armor. Quanto ti chiede? Ti chiede 15, 20... Allora, ti chiede 10 per elmetto estivali, 30, 45. 45, 40... Con 540... 540, ce la faccio? Ce la faccio, dite? Ce la faccio? Vabbè, abbiamo detto sono 10, 30, 45. 45 pezzi posso comprare. Hai risvegliato l'antica idroscimmia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto? Non la faccio? La faccio, senti sti cazzi, basta. Compro tutto l'Obamium. Compro tutte le bambine. Hai risvegliato l'antica idroscimmia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto? Perché non mi fa fare la cosa in Obamium? Ci vuole qualcosa di più? Smeltalo. Ah, dobbiamo smeltarlo, cazzo. Fornace? Fornace? Non c'è la fornace. Ma tu guarda un poco. Non sapevo dovessi smeltarlo, scusatemi. Sto perdendo però abbastanza tempo nel fare questa cosa. Anzi, prima metto l'oro a smeltare, scusatemi. Prima metto l'oro a smeltare. E mentre l'oro smelta, mi ammazzo tutti quelli del villaggio? No, perché mi servono altre monete. Oppure mi conveniva prima smeltare l'Obamium? No, prima l'Obamium, così faccio l'armatura per stanotte. E poi smelto dopo per il resto. Ok, facciamo così. Poggers. Ma è Tabs? No, è Mac. Più fornaci. Sei un genio. Sei un cazzo di genio. Si può dividere, Poggers. Sei un genio, fra. Sei un genio. E con uno di Obamium... E proprio lo conta come uno di Obamium. Ok, proprio Obamium Bar. Perfetto. Ok. Ne facciamo pure un'altra intanto? Tanto non va un cazzo, quindi... Sì, i soldi mettiamoci, bravissimo, fra. A posto.
Allora, questo è Mac, però potrebbe tranquillamente diventare AltPF4 Simulator. Allora, intanto che smelta tutto, io posso andare a provare a farmi un totem. Chi è che mi spamma su WhatsApp? Maledizione. Io mi provo a fare un totem. Uso il Koal. Cazzo, il Koal, è vero. È più veloce, forse. Koal. Lo mettiamo qua. Mi sa che col Koal è più veloce. Fai anche la spada. Yes, 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 yes. Tututum. Compriamo altro Bamium. Non posso. Vero, costa 75. Devo farmi altri totem, raga. Devo farmi altri totem. Dovresti toccare le statue, fidati. Maledetti. Anzi, no, fanculo i totem. Prendo il cibo per ora. Allora, col wheat come faccio il grano? Cioè, perdonatemi, il wheat è già grano. Con i... Non puoi ucciderlo. Non puoi ucciderlo. Non puoi ucciderlo. Questo non è un concetto di curva di difficoltà esponenziale, ragazzi. Voi capite che non è esponenziale questa cosa. Cioè, la sera prima shottavo tutti. Ma anche con l'armatura mi ha shottato. Non puoi ucciderlo. Io non ho parole. Mi ha one shottato letteralmente. Benvenuto su Mac. C'è un modo per non morire per colpa di questo maledetto? C'è qualche modo per non essere distrutto da questo coso enorme? Perché io mi metto a piangere, porca miseria. Che palle, che palle. Si chiama culo. Ma non c'è proprio un modo per distruggerlo, Ez? Cioè, tipo, qualche tecnica particolare, non lo so. Vai nella barca. Chiedi a Dani, perfetto. Cioè, nella barca in che senso? Cioè, posso scampare a lui se entro nella barca? Avere i potenziamenti giusti, vabbè, raga, però, madonna. Vai sulla barca e i suoi attacchi saranno limitati. Dite, eh? Player di Mac, mi confermate? Puoi non combatterlo. No, devi finire la barca prima che esce lui. Però per la barca mi avete detto che ci vuole per la barca mi avete detto che ci vuole ci vogliono le gemme. Per le gemme devo uccidere questi cosi. Dovrei ammazzarne 5, capito? No, vabbè, raga. Vabbè, forse riesco ad ammazzarli con l'armatura, però qua non ho avuto proprio la possibilità metafisica di riuscirci. Cioè, mi è spawnato. Ah, quindi ogni volta che c'è una gemma non devo combatterne uno? Non ho capito. N'aggio proprio capito, voglio. Serve altro legno. Ho preso poco il pessimo legno. Hai provato a tenere premuto salto col jetpack?
non tutti gli attacchi te li prendi. Ma letteralmente mi ha guardato, mi ha traccato, cioè no, mi stava usando la kill aurea, manco fosse un bambino sui server di Minecraft PvP con i cheating. Mi ha guardato e mi ha sciolto. Quanto lento l'attacco ora. Stavo per dire, ora non mi fanno più danno invece. Però ora è lentissimo l'attacco, sfortunatamente. Cioè ha usato iperraggio, era tipo Goku, esatto. No, no, è impossibile. Perché sto mangiando la mela? Non ha senso. Aia. Cioè, ragazzi, sono veramente tiltato. Quello è matematicamente impossibile. Poi le canzoni sono belle, soprattutto Server There's a Sort of Truth, Wisdom and Healing. Grazie di cuore, bro. Grazie davvero di cuore. Sono contento che ti sia piaciuto. La dentiera non l'avevo ancora trovata. Non puoi scappare dalla sera 6, ci sarà sempre una boss fight. Amen, guarda. Aia. Che fanno i cazzo i rumori di Lego, dei Lego. Tra l'altro, raga, Lego il Signore degli Anelli, che cazzo di gioco è? L'ho reinstallato, ora lo voglio rigiocare. Oh, fai più danno se ti muovi veloce. Oh, ok. Poi ho visto uno che è arrivato al livello al giorno 250 e ci sono dei boss che non ne hai veramente idea. Io non voglio averne idea. Io non ho veramente voglia di averne idea. Perché non stavo a prendere chest? Ci ho ragionato ora, perché cazzo? Sembra tutto più lento quando non hai power up, maledizione. Aia, bastardo mondo. Ah, maledizione al mondo, guarda. Sono veramente tiltato per la partita di prima. Cioè, non mi poteva spawnare il classico boss di merda, quello là che eravamo già riusciti a sconfiggere una volta. Quello, il famoso boss della statua, sì, quello. E poi siamo morti in altro modo. Se riesci a fare vinile o CD te ne prendo uno. Grazie di... Ah, lo metto proprio in camera. Addirittura sono in contatto con un'etichetta. Vediamo un poco. Addirittura mi parlavano anche della cassetta, oltre che la possibilità del vinile e del CD. Il problema è che mi devo trovare un'etichetta che me li stampa senza il mio preventivo. Perché alcune etichette dicono: sì, ok, noi ti stampiamo tutto, te lo distribuiamo, però tu devi mettere i soldi. Cioè, tu metti quei 1000-2000 euro di anticipo e poi, vabbè, recuperi tutto con le vendite. Invece, perciò, ci sono quelle diete che dicono: no, tranquillo, ci pensiamo a tutto noi e ti diamo una percentuale dei guadagni. Quindi, sostanzialmente, te lo stampano gratis e si occupano loro di tutto. Se non sbaglio, anche di quella che è proprio, anche a livello grafico, hanno il loro team. Poi, ovviamente, dipende da etichetta a etichetta. No, la cassetta me la sento sul pandino, esatto, grazie. Cazzo, voglio un video se lo fai. Voglio un cazzo di video se lo fai. Allora, la chest d'oro non ce n'è in giro, quindi aprirò questa. La ruspa, godo. Non ho gli orange juice e questo un po' mi dispiace. Cazzo, avevo la spada in mithril, raga. E ora non ho stamina. Non sprecare soldi sulle casse non è conveniente aprirle. Come non è conveniente aprirle? E su cosa devo usare i soldi se non coi power up? Cibo. Serve cibo. Sto mangiando i funghi rossi, mamma mia. Non me lo tolgo sto vizio. Non me lo levo proprio. Ce l'ho proprio insito nella mente. Ya.
bastardo mondo. Aia, bastardo mondo. Avevo pure la fiamma di Udun. Avevo la fiamma di Udun. Che palle. Che palle. Ok, chiacchieriamo intanto che il gioco va avanti, perché purtroppo è lentuccio il giochino, soprattutto quando cioè è lento il cazzo, in realtà è velocissimo, però rispetto al resto del gameplay, la partenza. E quanto mi manca andare ai concerti, raga, porca miseria, non ce la faccio più. Sono veramente in uno stato critico, devo vedere un concerto, fortunatamente ora che salgo a... Cos'è Pillman Hut? No, ho aperto quella cassa, vabbè, va a fare in culo, va. Vattene a fare in culo. Mi mancano veramente i concerti, non ce la faccio più, ho bisogno di vederne uno. Ora sto andando a Bologna e poi quindi Ravenna. E mi vedo un bel concertino doom metal. Aia, bastardo mondo. E me ne vedo uno bello caruccio. Poi, no, anche a marzo dovrei averne uno a Palermo, quindi ancora meglio. Piano piano i live ricominciano. Voi avete qualche live in programma da vedere quest'anno? Ora tutti risponderete: sì, le tue, XD, da 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 da. Tipica risata di una persona che ride, boh, non lo so. Tipica risata di una persona che ride. Poldo 2K22. Marco Masini, Spasticus a marzo. Chissà con chi ci vai dagli Spasticus, eh. Tipo ora non stanno spawnando più i golem in questo seed. Aia. Babbo con le uova. Ecco, babbo con le uova è una cosa che si dice molto dalle mie parti. Ho visto i Marduk a novembre, al Legend era, no, al Legend o al... non mi ricordo, comunque è stato tipo verso il 20. Tanta roba quel live, mi hanno detto. Purtroppo io non ci sono stato perché ero cotto dal Games Week, se no me li sarei visti tranquillamente. Ma tanti in realtà i Marduk tornano spesso in Italia. No, a Roma. Ah, a Roma, a fine novembre. Allora hanno fatto Milano e Roma quest'anno. Erano Marduk e poi con qualcun altro. Cazzo, quest'anno pure gli Impaled Nazarene venivano qui in Italia da vedere. I Mayhem a Parma. Ah, ok. Allora andiamo nel villaggio. Specossi, i Mayhem a Parma. Sì, la formazione nuova sarà a Parma. Avevo visto il flyer. Ciao, Fra. Ciao, tu che mi vendi? No, tu sei solo buggato, perfetto. Ci sono i Watain con Abbat. Ho visto, Watain e Abbat sono al Metal Italia Fest. Quello potrei pensarci. Il problema è che non ho nessuno con cui andarci, sarei solo. E non voglio andare a un festival di due giorni da solo, è tristissimo, raga. Che palle, questi non hanno una sega da vendere. Questi non hanno veramente una sega da vendere. Sarebbe cosa di ucciderli, di dilaniarli, di distruggerli, veramente. No, ma proprio di massacrarli, di non lasciarne nemmeno uno vivo, cazzo. Conosci gente come ho fatto io? Ma io sono un po' timido. Facciamo il mega gruppo di fan e andiamo al festival. Ci siamo noi, tu e Chad, esatto, vedi. Esatto, anch'io andrei da solo. Io ho paura di prendere NPC. No, raga, organizziamoci, facciamo un mega gruppo e ci andiamo tutti insieme. Così non mi sento solo. Cazzi, Watain, vorrei vederli. L'ultimo singolo che hanno fatto uscire non è che mi abbia fatto dire wow! È stato un altro piccolo e noiosetto singolo dei Watain classico. E, però comunque, cioè, se fanno canzoni tipo Malfator in live, tanta roba. Non li ho mai visti loro. Furlans, grazie per il secondo mese, bro. Bentornato. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. E ho visto una chest d'oro, non mi ricordo dove. Non mi ricordo dove l'ho vista. Circa qua. No. Ehi, fratello. Quando l'ha scampagnata da Shrek Pizza? Già Shrek Pizza è un po' più difficile. Trezzo sull'Adda è vicino Milano. Quindi forse è un po' più, come dire, abbordabile.
per molti. Shrek Pizza dobbiamo andare. Dov'era? O in Scozia o in Inghilterra? Non mi sto ricordando. Comunque, mo' ammazzo tutti gli NPC perché non mi vendono una sega di niente. No, cazzata. Invece, un altro live che dovrei avere tecnicamente sono gli Igor a maggio. Però tutti stanno posticipando. Ho visto gli Halloween che hanno posticipato. Ho visto i Nightwish, se non sbaglio. Erano qualcun altro, non mi sto ricordando. Comunque, non che mi interessavano da vedere. Oddio, forse gli Halloween pure è carino da vedere. Però comunque ho visto che hanno posticipato e dicono: ah sì, perché stiamo registrando, non perché ci hanno già detto che per il Covid nemmeno quest'anno faremo un cazzo. No, no. E sul confine però rientra Milano. Beh, prenditi un'ascia per rompere i barili. Hai risvegliato l'antica legno scimmia. Inchinati al suo cospetto. Ciao Small Pit, grazie per la resub. Bello, bentornato. Come stai? Tutto bene? Eh? Come stai, brodero? No, questo non mi serve. Come stai, broderino? Tutto bene, eh? Tieno? No, smetti. Mi cringia un botto sta voce. Fatta anche per scherzo. Mi cringia da morire, porca miseria. Aboliamo l'utilizzo di questa cosa. Cosa fa la Pai? Vediamo quanto mi dà. Puttana, Eva! Scusi, sono veramente incazzato. Cazzo, uno fa un danno con l'accetta, immagino. Allora, gli NPC non avevano un cazzo, quindi ho fatto tecnicamente bene a ucciderli. Adesso scopriamo nelle casse se c'era qualcosa di interessante. Ciao Vorex, grazie di cuore per il primo mese, benvenuto. Grazie di cuore, punto esclamativo Telegram, per il gruppo Telegram dei sub. Grazie di cuore per l'abbonamento, spero ti troverai bene. Poi devo ringraziare Bria che regala una sub a Frisco perché l'ha chiesta. Bravo, bravo Frisco, sei stato educato e sei stato accontentato, hai visto? Sei stato accontentato? Mi serve spaccare i barili, è una perdita di tempo allucinante che sto facendo, è una perdita di tempo allucinante. Altre chest, vediamo qua sopra. Grazie di cuore anche a The Small Pit, come ho detto, a Furlans, a Destructo Dude. Scusami bro, non ho Destructod, perdonami. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Grazie anche al carissimo Joking Around. Oggi mi sono perso un po' di sub, scusatemi raga. Scusatemi tanto. Benvenuto, spero ti troverai bene. Grazie anche a Andrex Sama per il sesto mese e a Black Raker per il Prime. Forse ho perso qualcuno, giuro che lo recupero dopo. Prendiamo il cibo e ripartiamo alla volta celeste dei culi celesti. Raga, tette o culo? Sono un maschio alfa, discutiamo. Tette o culo? Scusatemi, non lo faccio più. Oggi sto impersonificando troppo il maschio medio italiano. Allora, se dovessi fare una top 3 delle cose più cringe che esistano a livello di uomini, ecco, la top 3 delle cose più cringe che fanno gli uomini, metterei al primo posto la misurazione del pene. Credo che sia una delle cose più cringe che esista. Questa l'avevo già aperta. Cioè, o almeno a me è una cosa proprio che disgusta tantissimo. I piedi, ma alla fine i piedi, boh, io non è il mio caso perché non sono un feticista, però posso capire perché alla fine è una parte qualsiasi del corpo. Posso capire che ad alcuni fanno schifo e ad altri piacciono, però alla fine normalizziamola perché è una parte del corpo. Alla fine, così sulla lunga non c'è niente di male nell'essere feticisti, attenzione. È allo stesso livello di quelli che gli piacciono le orecchie, capito? È strano, però dici, ti piacciono, boh, amen. Ti piacciono le orecchie, però non l'ho mai sentito. Ti piace l'ombelico? Invece sì, l'ho sentito. Poi, quindi, al primo posto, assolutamente, la misurazione del pipo per me è stra-mega cringe. Al secondo posto, contare con quante ragazze hai fatto sesso per accrescere il proprio ego è un'altra cosa che mi cringia un botto. Fare sesso con gli animali. No, sto scherzando. Quello credo non mi cringi, mi disgusti. Al terzo posto che posso mettere al terzo posto? Vabbè, chi fa catcalling, quello tanta roba. Quello tanta roba ha una bella potenzialità, chi fa catcalling.
Hai risvegliato l'antica frutta scimmia. Ora in chat tutti diranno top sottone, però amen. Anche se in realtà non sono femminista, sono di solito contro le idee delle femministe per molte estremizzazioni che vengono fatte. Credo di non essere da nessuna parte, oh mio Dio. Mi sono appena reso conto, magari non ho ben definito il mio gender. I panini danno fame o vita? Scopriamolo. Danno fame e vita, perfetto. O forse la vita ce l'avevo già maxata. Sei un sì. Empatico ragazzo, ovviamente. L'ho mancato. Quanti golem oggi? Cos'è? La sagra dei golem. Sei uno streamer nuovo genere. Definiamo il genere sessuale di Poldo, perché non riesce a trovarne uno. Sei Poldo Fluid. Cosa serve il LED verde? Niente, non serve assolutamente a una minchia di niente se non a colorare lo sfondo di verde. Sto davvero facendo un totem di notte col piccone con 5 power up in culo. No, invece mica un botto di power up, mortacci. Però non ho nessun orange juice, porca miseria. Ho jetpack, ho tutto, ma non ho l'orange juice. Porca puttegna. Adesso questo. Ehi, tu! Faccia di ciolla! Come ti permetti? Omunculo! Perché ho questi muri? Quei due sul gender, ecco, quei due sul gender mi piace particolarmente. Belle queste colonne sonore di Minecraft. No, non lo posso prendere questo. Wit lo prendiamo. Allora, non sono messo bene. La run di prima era iniziata meglio, trovando la spada e non dovendo sprecare materiali per farla. Era decisamente... C'è dell'oro nella capanna. Non so per qual motivo. E io ovviamente, come sempre, non ho fame. Amen, mangio i panini? Mi conviene mangiare i panini, i panini servono per la vita. Tu sei il cuoco, dai, non mi dire che nemmeno qua c'avete né armatura né spada. Ma incredibile, perché nei villaggi non hanno mai la spada, porca miseria? Questo, cioè, non hanno nemmeno i materiali per farmi la spada. Non posso letteralmente comprare niente da questi. Posso comprare l'accetta in mithril al massimo. Cioè, in obamio o mithril, quello che cazzo è. Aspetta, qua forse ce n'è uno. Sei tu? Sei tu che me la venderai? No. Non so cosa mi stava uscendo questo. Non lo so. Pesce palmucci. Scusate, mi sono spaventato così tanto che ho dovuto dire l'omonima frase. Pesce palmucci. Omaggiamo vecchi meme italiani, raga. Omaggiamo il periodo in cui la gente su Facebook aveva scoperto i meme italiani e li chiamava il trash italiano. Vi ricordate quando entravate su Facebook e trovavate? No vabbè, ma io amo il trash italiano. Trash Italia page facebook.it. Mamma mia, il famoso trash italiano. Porca miseria. Mai fatto ridere mezzo di sta cosa. Tra i più memorabili possiamo considerare, penso, 15 e 18 quanto fa, che come meme alla fine. Poi Chissi Teramo, quella che faceva 118. Enrico Pasquale praticò il trash metal italiano. Beh, scritto certo con una H in mezzo, però è quello. Scusi, mi fai male, smettila. Oddio, ho rischiato, guarda. Ho veramente rischiato assai. Che mi dai? Il jetpack. Devo mangiare i panini, raga. Minchia, i panini danno un botto di vita. Però devo mangiarli perché non ho fame. Si ruba? Quest'oro messo qua. Allora, i villager non mi vendono niente. E... chat, compro l'accetta in adamantite? Oppure cerco un altro villaggio. Veloci, veloci, che non sprechiamo tempo. Anzi, metto pausa così il tempo non scorre. E prendiamo l'accetta? L'accetta la prendiamo? No, no. Sì, no. Vai, cerca un altro villaggio. Say no witnesses.
perché salto così in alto adesso? Vabbè, questi non mi pigliano più, raga. Ciao. Ciao. Faccio un... Madonna mia, che... Che mega cazzotto collettivo mi hanno tirato. Un pugno al... da Bud Spencer e Terence Hill su due lati diversi. No, Poldo, fermo, non commettere la strage di Bologna. Scusatemi, ragazzi, sono io che ho commesso le lotte illegali di Bolzano. Sì, esatto, sono io, sono io. Ora probabilmente ho distrutto tutti i villaggi e non posso fare più un cazzo. Dai, ti prego, dimmi che c'è la spada, dimmi che c'è la spada, dimmi che c'è la spada, dimmi che c'è la spada. Ti prego, dimmi che c'è la spada. Dimmi che c'è la spada. Qua, Poldo, qua anche a te. Piccone Mreda. Figa, salto un botto adesso. Dove sono le altre chest? Ce ne saranno qua in giro? Il portiere dell'amicizia. Esatto. Mangiamo le mele che ne ho assai. Frecce piccone non serve. Madonna mia, che c'è. Che seed di merda, onestamente. Non sto trovando veramente una sega di niente in sta chest. Almeno l'oro è buono. L'oro lo sto trovando. L'oro, Vincenzo e Mirra XD. Fra un poco inizio a scavare l'Obamium. Aspetta, sto mangiando un attimo. Puoi aspettare due secondi? Oh, qua c'è una cesta nera. Oh, finalmente l'Orange Juice. Non voglio prendere il carbone, scusami. Puoi allontanarti, grazie. A posto. Ah, Pov, entri in un villaggio e la prima cosa che dici è: sì, nel mondo esistesse un po' di bene. Tutti iniziano ad urlare e scappano. E diventa tipo al Lupus in Fabula, però il lupo non si chiama lupo, ma si chiama Pacciani. Immagina di giocare al Lupus in Tabula ed è tipo: i Pacciani vanno a dormire. Il Pacciani si sveglia. Pacciani, chi ucciderai questa notte? Increased damage dealt to resources. Una sega, praticamente. Non mi serve un cazzo per combattere. Tatsumari Sambuken! Non gli ho fatto il critical. Non gli ho fatto il critical per niente. Fratello! Ti ho... Aia, fratello. Continuiamo con i totem, raga. Che dire? Vediamo da questa parte del villaggio, anche se dubito straforte che trovo qualcosa. No, devo buttare qualcosa all'inventario. Ancient Bone. Boneless Pits! Dove cazzo era il funghetto? C'era un funghetto arancione. Vabbè, vaffanculo. Pacciani colpevole e innocente. No, dai, raga. Al di là del meme... Innocente... Scherzando, dai. Che palle, che poi la gente mi prende seriamente. Porca miseria. Poi la gente mi prende seriamente. Niente, devo smetterlo. La smetto, la smetto. Poldo, quando mangi la pizza? Allora, sono veramente ingrassato. Tanto. E questa cosa non mi piace, perché non mi piaccio più. Quando mi guardo allo specchio, sono come una emo girl. E... quindi in questo periodo inizierò una sorta di mangia bene, così poi non piangi. Quanto pesi? Non te lo dico. Però più del normale. No, in realtà non troppo più del normale, però comunque voglio rimettermi in linea. Sono un pochino ciabetto. È perché da un po' che sto fermo, a furia di lavorare tutto il giorno al computer... Non salta! A furia di lavorare tutto il giorno al computer e giocare H24 a Mac, comunque la mia vita è cambiata. Capovolta sotto sopra sia finita. Seduto su due piedi, qui con me ti parlerò di Beni... Solo perché la testa in giù? Ehi! Let's go! I'm the most critical. Ah, let's go! Let's go, la rana, let's go! The most friendly in the world. Poldo, mi dedichi un biscotto? In che senso mi dedichi un biscotto? Cioè, il mangiare un biscotto? O un... proprio un biscotto in generale? Figa, i lupi corrono, fanno... Eh.
Fino a qua non c'è niente sbagliato. Credo di aver riassunto come i lupi del mondo normale fanno e ti attaccano. Credo che sia abbastanza logico. Poldo Gabibbo fa parte dell'andrangheta. Basta, ragazzi, questi meme non fanno ridere. Comunque sì. Ok, stamina ristabilita. Golem scopati. Non è vero. Non ho ancora fatto abbastanza sesso che golem. Allora, fra poco ci sarà la notte 6 e ancora io non ho la spada. Spawnerà il boss e lo dovrò combattere col piccone. E se continua così, ci moriamo. Signori, scommessa in chat. Mod, voi potete fare le scommesse, modders. Facciamo la bet. Mod, voi potete fare una bet, se no la faccio io. Allora, ho tanti power up, però non sono proprio i migliori, ecco. Ok, Erva, fai un poll. Poldo morirà questa notte. Cioè, perdonami. Poldo morirà alla notte 6 o Poldo sopravviverà alla notte 6? Ma perché i golem proteggono le mucche? È già la seconda volta che li trovo a proteggere. Madonna, i critici che faccio ai golem. È già la seconda volta che li trovo a proteggere le mucche, quindi è un quesito che... Appena ho detto che faccio un bordello di danno ai golem, non gli ho fatto più danno. Perché? Ma nella vita reale o nel gioco? Ovviamente parlo nella vita reale. Se morirò stanotte o meno. Ma il wheat lo devo mettere qua? Non devo cuocerlo il grano? Sì, vabbè ragazzi, sono un bambino, sì, non so come funzioni il grano. Poldo morirà nella notte 6, scopriamolo subito, vediamo. Pronostica. Non mi fa pronosticare. Il 90% dice sì, e io mi sto fermando e non dovrei. Il 90% di voi dice sì. Che bella questa cosa. Anzi, mettiamolo qua. No, invece no, dai, si sta alzando la percentuale. Facchineppi e facchinetti sono strettamente collegate come cose. Guarda che per 3 di oro non la posso aprire. No, ora aspetto qua che mi spawna qualcuno affinché lo posso ammazzare e apro sta chest. Perché adesso probabilmente sono incazzato nero. 226, a posto. Buono. Magari durante una boss fight con pochi HP può essere utile. Però faccio ancora troppo poco danno. Allora, la prossima notte sarà la quinta e poi ci sarà la sesta. Amen. La sesta sarà il grandissimo pene che prenderà Zboldo HD, PvP and Other. Questa è una chest nera, sì. Parapapam! Pietro Smusi, serata. Aia, fratello, mi hai fatto male. Non ce l'ho una sigaretta, bro. Maledetto. No, non ce l'ho le cartine, dannato. Compratele, maledetto. Un villaggio poggers. Ho più ansia ora che stamattina per le SAS. Com'è andato le SAS? Ok, sta per sorgere il sole. Di notte tutto tace. Ah. Ti stacco il cazzo e lo metto sulla brace. Ho una carriera sia da metallaro che da rapper incredibile. Le mie rime hanno congelato il mondo. Sono troppo fresh. Anzi, faccio come tutti i trapper emergenti. Non siete pronti? Pepo 3393, non è lui. Accetta in mitrilio, già cominciamo male. Cominciamo malissimo, però almeno lui ha il picconino adamantite, almeno quello. Dammi la spada. La spada! La spada, ragazzi! Non ce n'è! Porca miseria! Non c'è nessuna cazzo di spada! Che fastidio! Meglio i trattori o le lasagne? Mio padre.
Viva il Molise! La spada! Vero era quello? La spada del Molise! Viva il Molise! Allora, posso fare questo? Allora, ci sono più di tre villaggi? Ci sono più di tre villaggi, raga? Mi compro il piccone in adamantite. Accetta, accetta, prendi l'accetta. In mitrilio? Accetta in mitrilio? Accetta in mitrilio, faccio? Conferma. Sbrigati, faccio! Sbrigati, perché non rispondi? Sto facendo finta che non c'è il delay e che quindi devo aspettare che mi rispondi, però... Sbrigati, faccio! Cazzo sì, bro, perfetto, faccio, grazie! Non ho spazio per comprare l'accetta in mitrilio. Dovrò buttare... questa zuppa strana, amico! La mangerò! Cazzo, era proprio strana, amico! Ok, la smetto di parlare in questo modo cringe as fuck. E ora ammazzo tutti? E ora ammazzo tutti. Molto banalmente ora ammazzo tutti, perché gli altri non hanno niente, non hanno pane per i miei denti. Addio. Uè, 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 lotti illegali di Bolzano, no, no, ragazzi, Funnel Games Week, vi prego, non picchiatemi, lo so che ho detto che Lion fa video per bambini, però vi prego, aspettate, piccoli VGF, non fatemi... Ho ammazzato tutti i VGF, Games Week 2023. Ok, primo streamer italiano di Mac, ma non primo nel senso che a portarlo, ma proprio primo mondiale, cioè mondiale, proprio bravo, sono il campione di questo gioco. Nessuno streamer è mai riuscito a finirlo. No, in realtà probabilmente tutti. Io sono l'unico che non è riuscito a finirlo. Ho troppo legno, non mi serve. Allora, ci stiamo avvicinando per la notte 6. Direi che per ora mi faccio un'armatura veloce. Fatti l'armor in silver, infatti. Volevo vedere se c'era una spada in queste cestazze qua in mezzo al cazzo. No, però c'è 43 di gold. E si fa veloce, raga. Si fa veloce, si fa veloce, si fa veloce. Station, furnace. Perché ho preso la furnace? No, ho fatto bene invece, ho fatto bene, ho fatto bene. Ho fatto bene perché ho un botto di oro. Ok, ok. Pantaloni. Life goes on, on. Non ho più ferro. Però almeno l'armatura. È un'armatura in silver. Però almeno è un'armatura. E io direi di avvicinarci verso la barca. Iniziamo ad avvicinarci verso la barca, perché là non ci siamo stati tanto. E gold. Vai. Potevi farti la spada. Che dite? No, ma la spada in argento. Spada in argento o ascia in mitrilio? Credi la spada d'oro. Non lo so, raga, voglio fidarmi di voi o non mi fido di voi? Mi fido dei pro player o non mi fido dei pro player? Allora, è la notte 5, ci stiamo avvicinando alla notte 6 e tutti scopriremo. È più forte la spada in argento. Fatti i piedini in oro. Ok. Io mi fido solamente di fascio.exe. Ti prego non spawnare boss, ti prego non spawnare boss, ti prego non spawnare boss. Aia, ma... perché mi faccio danno? Moschiatti, vaffanculo. Beh, se muoio la notte 5, hanno indovinato quelli che dicevano no. Ovvero sopravvive alla notte 6. No, ok, se muoio ora sì, avete vinto, ok, ho capito. Non scambo nessuno. It's yummy. Dove sei? Dove cazzo sei? Perché sei dentro la casa? Però esci dalla casa, fra. No, oh! Cogione. No! Maledetto! Non gli faccio danno, ho bisogno del piccone. Che palle, il fatto che non ho l'Orange Juice non mi fa spammare il tasto attacco bene come vorrei.
Però ho tante monete, il che è positivo. Forse prima della notte 6 trovo un altro villaggio. E faccio quindi spada in oro o spada in argento? No, spada in oro o ascia in mitrilio? 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 Non so perché stavo mangiando quello. In oro fa cacare. Ascia, ascia, ascia. Ok, mi fido. Sono pieno di oro. 557 di oro, buono. Qua non possiamo fare nient'altro. Qua non mi serve nient'altro. L'arco? Lo faccio. Intanto che ci siamo. Tanto non so com'è. Quanto sia utile. Boh, facciamo un po' di flint arrow. Proviamo l'arco. Come si usa l'arco, raga? Come si usa l'arco, ragazzi? Devi mettere le slot? Ok, apposta. Vediamo. Va bene! Orribile! A posto. Sono letale con l'arco, eh? Sono veramente letale con l'arco. Sì, sì, devo equipaggiare le frecce. Non c'ero arrivato, purtroppo. Fagiolo. L'arco è buono contro i boss Gennà. Gennà, perché ho letto Gennà? Gemma. Pensavo fosse una presa per il culo chiamandomi, non lo so, Gennaro. Non che sia una presa per il culo chiamarsi Gennaro, attenzione. Ok, mi conservo i soldi per i power up. No, prendo un power up, cerco un altro villaggio e provo a prendere la spada. Scope. Allora, ci stiamo avvicinando alla notte, raga. Siamo alla sesta notte. Siamo alla sesta notte. Fra qualche minuto scopriremo chi ha vinto il pronostico. Fra qualche minuto sapremo il verdetto. Vado a farmi quel totem. Vado a farmi quel totem? No, li faccio dopo. No, li faccio ora. Ho cambiato idea velocemente. Ma è la notte 6 che viene il boss. Yes. Infatti dovrò... Chi da Murt, fra? Chi da Murt? Muoio qua. Muoio qua, raga, muoio qua. Palese, muoio qua. Non serve il boss, non serve. Muoio qua. Ho rischiato tantissimo. Ho rischiato veramente tanto. Ho rischiato un botto. Ho rischiato tantissimo. Broccolo. Dai, sbrighiamoci. Aia. Che bello buggare le intelligenze artificiali così. No, questo non si bugga. Signori, un respiro, perché stanotte potrebbe spawnare quel maledetto boss di merda. Ho bisogno di power up. Cazzo, non mi danno poi l'orange juice se non posso spammare gli attacchi. Amen. Il re dei sassi. Zpold HD PvP and Other. Finirà male, eh? Ma i totem variano anche in base al giorno. Sì, i totem diventano sempre più forti. In base al giorno. Ci siamo, raga. Ecco. Carichiamo la stamina. Prepariamoci al combattimento. Questi per una possibile fuga. Ok. Inizio a correre verso la barca. Sì, ciao. Non corro, inizio... Ok. Hai risved
svegliato l'antica idroscimmia. Oh mio Dio, che cazzo hai fatto? Poggers, poggers, poggers. Godo, godo. Aia. Godo, godo, coglione, godo. Scusate, scusatemi. Mi sono emozionato troppo. Mi sono emozionato troppo per aver battuto il boss. Mi sono emozionato troppo, scusate. Scusate, ho svegliato pure i miei genitori e ora saranno arrabbiati. Forza mod, date i punti a quelli che hanno detto no. Date i punti a quelli che hanno detto no, forza. Forza, date i punti a quelli che hanno detto no. Tipo, la notte non è ancora finita, Poldo. Ti odio. Si gode. Oh, lascia una caverna. Si gode, si gode, si gode. La notte non è ancora finita. Invece sì. Day 7. Si gode, si gode, si gode. Si gode. Il siummico. Chiunque ha buttato i points sulla mia morte. Maledetti, ve lo meritate. Ve lo meritate. Minchia, ora costa 300 i gold. Li mortacci, fra. Allora, avevo visto una caverna. Alexa, riproduci i miei messaggi. Uno per Andrea, da Davide Riccio. Ciao, sono il manager del mio content creator. Ti chiedo per favore se puoi risultarti da Discord, proprio per collaborare. Un attimino, guarda. Ricevuto proprio... Scusate ragazzi, è il mio manager che mi... Salve il manager... Oh, no, Lollino. Chi ha fatto entrare il fan nel canale? Mod di me. Ah, aspetti, signor Lollino, purtroppo causa canali non la sento, no? Quindi un attimino, mi dia un attimo preciso, precisissimo, prima che muoio quel golem. Se metto pausa mi attaccano, ok. No, loro, voi mi dite che non lo sentite, eh? Perché? Per quale motivo? Dispositivo di uscita. Ok, provi a parlare ora. Prova. Ok, ora si sente. Okay. Prego, prego, dica, cosa... Io sono Lollino69. Salve. Ho il mio canale di pro gaming su MOOC. Faccio le speedrun, no damage. Quindi tu sei molto bravo a MOOC? Molto bravo su MOOC, sì. L'ho finito tre volte. Quattro volte. La terza purtroppo mia zia mi aveva staccato la corrente perché dovevo fare i conti. Quindi l'avevi finito, però non sei arrivato perché ti hanno staccato la corrente, ho capito. Sì, sì, vabbè. La contiamo come quattro vittorie, ecco. Certo, sì, questo capisco, Lollino. Tra l'altro tu hai una voce molto simile a uno youtuber che ho seguito tempo fa. Sarà una coincidenza, non lo so. Forse andiamo alla stessa scuola, non lo so. Alla stessa scuola? Ah, figo. Sì. Ti riferisci a Antonio Sbarazzino, no? Sì, lui. Ok. Beh, comunque il mio manager se la vedrà con le situazioni burocratiche... Sì, infatti non ci hai detto perché sei qua, cioè sei un problema di Marco, ma perché sei qui? Sono qua per sponsorizzare il mio canale di MOOC. Ma io non sono stato pagato per questa cosa. Quella se la vedi il mio manager, sì. Ah, farà tutto il tuo manager, ho capito. Ragazzi,
ragazzi, purtroppo vi devo lasciare. Mi raccomando, visitatemi numerosi su youtube.ru/lollino69. Ma come, okay. Ru? Ma perché fai video in Russia? Non ti localizzano bene poi? Non lo so, quelle sono situazioni burocratiche di mio manager. Tutto è una situazione, tutto burocratico, sì, sì. Il tuo manager sa tutto, meno sì, male. Purtroppo mia zia mi sta chiamando, devo andare a fare certo, la nanna, certo. Domani ho scuola, io... Che classe fai, Lollino? Che classe fai, Lollino? Come l'elemento del ghiaccio, vero? Non mi prendere in giro, io so che sei un memer, un grandissimo memer. Ma tu sei un memer, come ti permetti? Non so di che... Io vi saluto a tutti, ciao! Ciao Lollino, grazie mille! A presto, ciao, buona fortuna con ciao. Il canale. Anche a te, ciao. Grazie mille all'intervento di Lollino e passate al canale di Lollino69, un ottimo content creator a mio avviso. Oh, comunque sono diventato... Potevo morirci, potevo tranquillamente morire con questa cosa. Sono un cazzo di temerario di merda. Ok, sono morto. Basically dead. No. No. Per nulla. Per cazzo nulla. Per cazzo nulla. No, no, sono troppi. Questa notte è fucking dangerous. Devo stare cazzo attento. Anche perché non ho la fiamma di Udur. Quanti. Via. Facciamo che via. Troppi. Ciccia palla. No. Nemmeno per sogno. Ah! Vattene a fare in culo. Scusatemi raga, sono in una situazione un po' critica. No. Non faccio danno. Io ho bisogno dell'aiuto di Lollino69 per riuscire nel mio intento. Vabbè, ok. Cosa sto combattendo? Contro un ghast? E c'è la musica di Minecraft intanto di sottofondo. Fratello, amico, non sparare, ti prego. Ok, sono sopravvissuto a questa notte. Sono al giorno 8, non so ancora come, perché non ci sono più villaggi. Dovrei essere defunto circa 10 notti fa. Sto andando avanti nonostante sono potenziato di merda, perché sono veramente potenziato di merda. Non trovo villaggi, ho distrutto tutti i villaggi. Che merda, raga. Questa run è veramente una merda. Era Yotobi? Sì, quello era Yotobi. Però ho un Ancient Core, a powerful source of energy. Allora, andiamo verso la barca e iniziamo a ripararla, raga. Ok, qua già ci sono passato. Dovevo proprio chiedere consiglio a Lollino69. Lui sì che è un pro player di Mac, cazzo. Mi sono fatto sfuggire questa occasione, porca zozza. Ah, ma la barca sta laggiù.
Ti serve un villaggio con la shift spear che shotta tutto. Amen. C'era una cassa nera? Non l'ho vista? Vero. Verissimo. Bread. Tra l'altro prima ho trovato un materiale che si chiamava Chunkium Ore, like your mom. Io ti odio, Dani. Allora, signori, scusatemi che sono veramente in tensione, non voglio morire ora. Sono veramente estasiato. Mod, avete dato i punti a chi li ha vinti? Cos'è quella cosa blu? Cosa accidenti è questa cosa blu? Waterball. Palla di acqua. Ok, e perché era proprio là? Sì, ho vinto 20k punti. Madonna, fra. Sono stato scammato, non sei morto. Ah, perché stavo mangiando quei funghi di merda? Sono bardato veramente male. Mi serve un'armatura migliore. Oddio, perché appena appaiono questi qua che sparano l'elettricità o il ghiaccio, qualsiasi altra minchiata. Sera Poldone, un po' ciao. In ritardo il rinnovo, ma meglio tardi che mai. Giuro che devo ringraziare tutti. Grazie, ecco, grazie di cuore per il sesto mese, bro. Dopo ringrazio tutti i sub che non ho ringraziato, giuro. Madonna, quanti devo ringraziare. Anthology, grazie di cuore, bro. Grazie di cuore per questo undicesimo mese. Grazie a Sukakazzo per il... Che bel nome, bro. Non faccio danno, raga. Grazie di cuore a Sukakazzo per il suo secondo mese. Ma io non faccio un cazzo di danno. Grazie di cuore, bro. Quanto ti manca la nave? Troppo. È troppo tardi. E ho dei potenziamenti di merda. Grazie su cazzo, grazie di cuore, grazie a XDitrix per il secondo mese, bro, grazie di cuore. Tra l'altro non ho nemmeno Orange Juice, quindi praticamente attacco lentissimo. Spawna il boss? Stavolta li ammazzo insta così. Non ne devo combattere 70 alla volta. Allora, là c'è la barca. Allora, questa notte per ora sembra tranquilla. Il problema è che mo spaurerà l'inferno, secondo me. Chat, a che ora spawna il nuovo boss? L'ho intata. Ho fatto la cazzata. Cosa siete? Cosa sono quei cosi? Ho paura ad attaccarli, sono cattivi, vero? Non lo so se sono cattivi, però sono spawnati. Vabbè, ok. Ok, bro. Ok, basically I'm dead. Facciamoli fuori piano piano. Devo ammazzare pure questi. Quanto cazzo è utile l'arco, raga? Quanto ma stramaledizione è utile. Allora, questi vuoi non vuoi... Ho finito le frecce. Sai chi è fottuto? Mr. Paul Duckbar. Sai che è basically fottuto? Mr. Paul Duckbar. Allora, questi tizi fanno danno della miseria. Orange juice, buono.
Tecnicamente ci dovrebbero essere dei golem in meno. Però siccome sono stronzo, io ne ho evocati tre. Bastardo! Via, 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 via. Vita. Vita, fulla di la vita, panini. Scappaci, muori. No. Appena ho detto quel no, ho preso quel lit che, vi giuro, stavo per mettermi a piangere. I massi dei golem, porca troia, se fanno male. Il problema è che non faccio danno, non sono pronto per un altro boss, raga. Non sono per niente pronto per un altro boss. Potrebbero spawnarne altre 10 e morirei. La vedo brutta. No, ma già sono molto consapevole che morirò. E credo che questa sarà l'ultima run della sera. Ne abbiamo fatte solo due che sono andate molto bene. Però infattibile. Cioè veramente troppo così. Troppo troppo così, raga. Cos'è sta roba? Una zampa? Non so a che mi serve, non la prendo. Che già l'inventario praticamente è pieno. Deve avere il giusto mindset. Vero, anche questo è vero. Ma vediamo come va. Proviamo ad andare alla nave. Anche se è proprio la run che è iniziata una porcheria. Almeno i totem mi hanno fatto sempre spawnare roba chill. Infatti le frecce polodo, hai ragione. Hai ragionissima, fra. E butto mentalmente il pane. Hai fottutamente ragione. I like them big. I like them chunky. Sigma mindset per vincere questo gioco. Eh già. Semplicemente credo che non sto trovando i power-up giusti. Ormai la run è finita. Proviamo a riparare la... Come si ripara? Non so nemmeno perché devo fare sta cosa. C'è Dark Wood. Cioè devo riparare tutto nella nave? No, vabbè. Iron Bar. Firwood. Gem Map. Ah. Trovo le gemme. Ok. Sto studiando il gioco, raga. Palesemente ora morirò. Raw Meat. Raw Meat. Questo dovrò completarlo tutto. Oh, andiamo a prendere il Dark Oak. Cosa ho detto? Il Dark Oak. Il Dark Oak, raga. Non il Dark Cock. Viva il dipreismo. Viva il dipreismo? No, io sto nella barca oggi. I buchi, vero? Stanotte sto nella barca. Palesemente muoio. È la notte! Grazie, Corgiolo! Grazie di cuore, è la notte dove muoio. Me la sento. Aia! L'ho mancato. No words. Perché l'ho shottato, raga? Ma ogni tanto tiro dei critici lancinanti. Mi piacciono i rampicanti. Ma solo ogni tanto dire questi critici. Il resto zero. Il gaming. Quelli sono i super critici. Cioè mi sono fatto fare danno da sto pollo.
Raga, a questo punto proviamo a riparare la nave e dopo prendo le gemme o le vado a prendere ora le gemme? Aia. Aia, oh, 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 oh. Sì, prima la nave, prendile subito. Io non ce la faccio. Muori prima. Nave e poi gemme. Ok. Io non so cosa serva l'Ancient Core, però... Ok. Allora, gem map. La prima. Andiamo a provare a prendere la verde. Ma queste gemme a cosa mi servono? Devo craftare qualcosa? Sistema la nave e poi fai le gemme. Però mi dite che muoio prima... Fai prima gemme, almeno se non ce la fai di a noi perché non è la nave. Per usare il guanto di Thanos. No, ok, mi sa che riparerò prima la nave e mi provo a fare più forte, amen. Se no, raga, posso scavarmelo l'Obamium, perché villaggi non ce ne sono più. Amen, cioè, zero. Villaggi non ce ne sono più, posso scavarmi l'Obamium al massimo. Vabbè, guarda. Stronzo, sei stronzo. Mi scavo l'Obamium. Ah, le gemme sono il carburante. Senti, sti cazzi, sta run è una merda. È veramente una merda. Facciamo sta gemma, basta. Anche se ci muoio, sti cazzi. Se muoio sono felice, almeno rinizio una run migliore. Ah, mo me lavo, mo me veste scien. Cosa ci sta, non voglio un cell. Ah, la raw meat però mi serve per la nave. È il gioco più wishlistato di Steam. Fantastico. Manco le vacche distruggo. Ma lo vedi? Faccio schifo. Cioè, ma vedi per ammazzare una vacca quanto ci sto. Vabbè, vaffanculo. Mi spawno il boss per il meme. Ok, aspetta, piano. Ok, panini ce li abbiamo. Signori, sono morto. Allora, gli ho tirato un mega critico. Gli ho tirato un mega critico e gli ho tolto 2500 di vita. Ok? Gli ho tolto 2500 di vita, ok? Dopodiché, lui mi guarda mezza volta e mi one shotta. Mentre sono in aria... Non vedo l'attacco, ma semplicemente muoio, colpito. Non posso schivarlo, proprio ti guarda e sei morto. Come fai? Quel boss predicta dove vai, quindi non saltare. Me l'aveva detto Fascio, non mi ero scordato fosse lui. Pensavo qualche boss finale, non pensavo fosse lui. Fuck. Che palle. Io odio sto gioco perché poi diventa ridicolo quando è così. Che palle. E non è nemmeno oggi la giornata in cui finiremo Mac, ragazzi. Dannazione. Si vede che gioca nella Salernitana. Però le run di oggi sono andate bene, eh. Sono onestamente contento. Le run di oggi sono andati molto bene. E sì, è lui che prevede. Rosica. Dannato gioco. Dannato gioco. Bello ma odioso allo stesso tempo. Maledetto Lollino 69. Se solo ci fosse lui a darmi una mano. Oggi è stato un gamer, vero? Oggi è stato molto bene. Oggi è finita good. C'è anche da dire che se beccavo i villaggi migliori e la spada migliore, l'avrei distrutto. L'avrei distrutto. Gli avrei tirato quei super critici subito dall'inizio e andava bene. Ti conviene fare prima la nave. Ditemi, ma per fare la nave devo avere tutte le gemme o basta solo una? Ditemi. Bella era un peccato che quel boss ti ha one shottato due volte. Sì, tra l'altro tutte e due le morti sono state per colpa di quel boss.
Ta-ta. Dove ci mandi dagli amichetti? Ma perché ci sono gli amichetti? C'è Leo che streama Rust? Come prima live vuole proprio distruggere il canale. Dai, allora ora mi mando da Leo. Servono tutte le gemme. Porca troia. Sto gioco mi ucciderà. Sto gioco mi distruggerà veramente la testa. Allora, andiamo a leggere le richieste a fine live. Andiamo a leggere le domandine. Devi non clippare per batterlo, fantastico. Allora, andiamo a leggere le domandine di stasera. Dopo aver finito Kill It With Fire, potresti portare Teardown, un gioco dove devi demolire case. Andava di moda circa un anno fa. Me lo segno. Live da fare. Dov'è? Live da fare. Live da fare. Teardown. Sembra un insulto a Tear. Omega Lel. Grazie, Logemnia. Come stai? Bene, mi casa e stu casa, grazie mille. Io la creazione dei Mila ricordavo meno traumatica. Ok, questa c'è in un'altra live. Paul Dubb is the best. Grazie, alle deal. Dlarz sembra una fottutissima emoji dettagliatissima. A parte questo, porteremo una reazione alle storie brutte di Wattpad. Di Wattpad. Oddio, se fate fan story brutte su di me, volentieri. Poi come va? Alla fine hai controllato per security breach. Se ti consiglio di aspettare la patch di metà mese, perché ora è pieno di bug. No, non credo, per ora mi interessi Five Nights at Freddy. Roblox roleplay, che schifo. E tu che non volevi fare GTA roleplay. Poi un giorno in live potrei portare Emilia Romagna RP alla ricerca dei quattro lord di Vicenza 3, The Final Chapter Extreme Edition. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Poi ti consiglio un giorno di giocare a Gang Beast, che è molto bello giocare in gruppo. L'ho già portato, Ciara, nel canale degli Yenu. Beh, in live volendo si potrebbe fare. Guarda, questo video non è bannabile. I messaggi a fine live non sono per vedere i video. Poldo, quanto tempo serve per avere i capelli come i tuoi? Allora, per avere i capelli come i miei, 2 anni. Due anni. Madonna, mi dispiace Shurtugal. Palermo RP su Roblox. Porterai mai Doom? Doom ormai credo sia un po' passato di moda. A meno che non si può portare qualche mod di Doom, volendo. Punto esclamativo, OnlyFans on Hot Pick Anna VGF Spinapoldo. Vabbè. Pad, oggi mi sono operato. Grazie di avermi compagnia. Buona operazione. Cioè, sono felice che sia andata bene l'operazione, Fram. Mi può Poldo Senpai spiegare la sua arte in quanto grafica e spiegarmi se si può fare da telefono e come ha saputo fare la copertina della famosa canzone Jackie Chan di Mahmood? Photoshop, banalmente. Poldo, che ne dici se una sera si fa Mac Only Sub? Fino a quanto si può giocare Mac? Poldo, potresti vedere in live un episodio di Happy Friends? No. Giocheremo il gioco degli Iron Maiden? È cringe un botto, non credo. Cosa ne pensi di Russia e Ucraina? Ti torno i points, perché purtroppo su Twitch non si può parlare troppo di politica, quindi evitiamo. Amici, 8 persone. Come 8 persone? Allora, facciamo una cosa. Facciamo la terza live di Mac la prossima volta, per vedere come va, se riusciamo ad andare avanti. Se questa live di Mac terza non va bene, non riusciamo a finire il gioco nemmeno al terzo episodio, chiamo il mio dream team di Mac. Chiamo i pro player di Mac, tra cui Lollino 69, e finiamo il gioco tutti insieme. Altro che. La terza sarà quella buona. Speriamo. Dai, oggi è andato bene. Peccato che sono stato... Oggi è abbastanza sfigatello, purtroppo. Oggi è abbastanza sfigatello. Signori, noi ci vediamo domani con una live molto interessante. E la live di domani sarà... sarà creiamo content con Google, quindi iniziate a trovare qualche cosa di figo da fare su Google, senza entrare su un dei siti. Proprio Google, ok? Quindi Google Maps, Google, qualsiasi cosa. Il content sarà su Google. Accetto consigli dalla chat. Ragazzi, vi mando dagli amichetti, che c'è Leo su Rust. Io, signori, vi do la buonanotte. Noi ci vediamo domani alle 20:30. Grazie a tutti per la sub. Grazie a XDtrix, grazie a Jaden, grazie a Dappi2207, grazie a Corgiolo per i beat, grazie a Eco, grazie a Vorex. Ciao, raga. Buonanotte. A domani. Ciao.